Ciao a tutti. Oggi farò un lavoro un po' particolare. Questo è il pistone di un motore 5L Toyota. Il motore più famoso di questa serie è il 2LT, che è quello che monta il Toyota 4Runner e l'Hilux. Ed è un 2.4 diesel turbo. Esiste anche il 2.4 aspirato, che è il 2L, il 2.8 aspirato, che è il 3L, e il 3000 aspirato, che è il 5L. Questo è un pistone del 5L, quindi del 3000 aspirato. In Italia questo motore è abbastanza raro e invece è molto diffuso in Africa, Asia e Australia. Questo pistone è un pistone aftermarket prodotto dalla Ipatech, che è questa casa qua, ed è una ditta australiana che produce pezzi speciali per questi motori. In Australia questo tipo di veicolo è diffuso come il pandino da noi, quindi si trova una varietà di pezzi speciali incredibile. Questo pistone ha alcune particolarità. Allora, prima di tutto ha l'inserto Alfin. Se guardate la sede della fascia è di un colore diverso perché c'è un inserto di materiale più duro in modo da rendere la zona del pistone più resistente. Questo tipo di riporto c'è anche sui pistoni originali Toyota, ma di solito sui pistoni di concorrenza non c'è. Un'altra particolarità presente in questi pistoni è una galleria interna per il raffreddamento. I motori della serie L hanno il getto d'olio che raffredda il pistone da sotto. Lo spruzzo d'olio più o meno coincide in questa zona qua. Su questo pistone, ora non so se riesco a farvelo vedere bene, c'è un foro. Questo foro entra in una camera qua interna fino a uscire di qua. Quindi il getto d'olio entra fisicamente dentro alla fusione del pistone e passando dentro alla galleria lo va a raffreddare. Anche questa molto rara da trovare sui pistoni di concorrenza. Per confronto, questo è un pistone Toyota originale di un 2LT, tanto si vede la differenza di diametro abbastanza importante. Anche questo, ora qua si vede poco perché è usato, ma ha il riporto Alfin, si vede qua, si vede. E anche questo ha la galleria per il raffreddamento. Questi sono tra i migliori pistoni aftermarket che si possono trovare per questo tipo di motori. Il lavoro che devo fare adesso, invece, è una modifica al pistone per trasformare il motore 5L da aspirato a turbo. In pratica andrò a tornire o fresare la faccia superiore del pistone in modo da abbassare il rapporto di compressione. Ho già fatto in passato una trasformazione di questo tipo, di cui però non ho il video perché all'epoca non avevo ancora il canale YouTube. Trovate un articolo sul mio sito dove spiego tutta la modifica che ho fatto per rendere turbo un motore 5L. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Di questo lavoro vedrete solo questo video perché non me ne sto occupando io, il motore è quello di un amico che mi ha chiesto solo di fargli la modifica ai pistoni, quindi non vedrete le altre fasi del lavoro. Veniamo adesso al lavoro vero e proprio. I pistoni vengono forniti in set di 4, ovviamente, con spinotti, i fermi, ma non le fasce. Le fasce vanno acquistate a parte. Adesso li vado a pesare. Li voglio pesare sia prima della lavorazione che dopo. E poi dopo la lavorazione andrò a bilanciare i pesi nel modo più preciso possibile. Dovrei riuscire a farlo al decimo di grammo, che è fine esagerata per questo tipo di motore. Però già che sto facendo il lavoro, mi piace cercare di farlo il più preciso possibile.
Allora, il primo pistone pesa 754,5 grammi. Questo è il pistone 1. Pistone 2, 758,8. È sempre meglio fare almeno 3 pesate per verifica. 756,7. Sette, cinque, sei, virgola, tre. Ok. Visto che sono pistoni realizzati di fusione e poi lavorati, è normale che abbiano qualche differenza di qualche grammo, perché ci sono delle zone che comunque sono ancora grezze di fusione. È comunque una variazione di peso che non influisce sul funzionamento del motore.
Allora, come verifica, ovviamente posso misurare solo il punto dove era più alto, perché dove era più basso, ovviamente ho asportato meno materiale. Quindi di qua eravamo a 80,3, adesso siamo a 79,8, quindi esattamente mezzo millimetro in meno. Pistone 1, anche quello di prima, la verifica. 79,8, preciso. Passiamo al terzo. Anche qui vado a misurare nel punto più alto, quindi di qua, l'altezza del mantello. Ed è 80,3, anche questo. Verifica dell'altezza 79,8. Quarto pistone, anche qua andiamo a verificare la quota 80,3. Purtroppo ho le griffe che sono veramente al limite per prendere questo pistone, quindi non ho potuto nemmeno mettere un pochino di ottone per non segnare il corpo del pistone. Però, nonostante questo, i segni che si vengono a creare, non so se si riesce a vedere, sono appena questo, questo. Quindi, ininfluente. Misura di verifica 79,8. Ora li vado a ripesare. Pistone 1, 750,3, 754,4, 752,1, 751,8. Allo stesso modo vanno pesati gli spinotti,
253.1. Duecentocinquantadue. 250.7 e 254.3 e infine le clip 1.7 1.8 e 1.7. Sulla clip il margine è veramente minimo. Adesso troverò le combinazioni, per esempio mettendo il pistone più pesante con lo spinotto più leggero e viceversa, e rifarò le pesate e poi andrò a limare leggermente i pistoni nelle zone dove non si creano problemi per togliere le ultime differenze di grammi che rimangono. Allora, iniziamo col pistone più leggero, 750 punto 3, e qua dentro ci mettiamo lo spinotto più pesante, che è questo. Andiamo a 1,4,6 kg. Poi prendiamo il pistone più pesante, che dovrebbe essere sui 754, esatto, punto 3, e ci mettiamo lo spinotto più leggero, che è questo. E andiamo a 1,5,1 kg, quindi siamo mezzo grammo più pesante di quello del precedente. Poi prendiamo tra gli altri due di nuovo il più leggero, che dovrebbe essere 751.7 circa, 751.7.8, ok? E ci mettiamo lo spinotto più pesante tra i due che sono rimasti, che è questo. Andiamo a 1,4,9 kg. E infine ...1,4,9 anche questo. Allora, visto che ho due clip più leggere che sono queste e le altre sono tutte più pesanti, facciamo che il 2 che pesa 1,5 grammi.1, che è quindi il più pesante, gli mettiamo queste due clip e quindi abbiamo che il 2 ci va a 1,8 grammi.7. L'1, sempre con le clip, ci va a 1,8 grammi.1, quindi è 6 decimi di grammo più leggero dell'altro. Il terzo è 1,8 grammi.4. Il quarto non ho messo le clip, è 1,8 grammi.5. Quindi tra il più leggero e il più pesante abbiamo 0,6 grammi di differenza su un peso totale di un chilo e qualcosa. Quindi siamo a circa lo 0,5 per 1000. Quindi praticamente la differenza, lo scostamento massimo è dello 0,06%.
Passiamo dal più leggero di 1.008 grammi,1 al più pesante di 1.008 grammi,7 e gli altri due sono 1.008 grammi,4 e 1.008 grammi,5. Direi che li possiamo anche lasciare così. Se vogliamo proprio andare ad esagerare, possiamo prendere una piccola fresa come questa. Quindi da montare su un Dremel per alluminio e andare ad asportare materiale in zone non stressate. Quindi, per esempio, su questo bordino qui, qua in questo punto, si può andare a togliere leggermente un po' di materiale qua dentro, o se no, si può andare a lavorare leggermente questi spigoli qui, qua. O comunque tutte parti andare a raccordare magari gli spigoli per togliere quelle piccole differenze, ma stiamo parlando comunque di decimi di grammo, quindi direi che va bene così. È inutile andare a esagerare, soprattutto visto che si parla di un motore diesel che non girerà a regimi estremamente elevati. Per oggi è tutto. Se trovate interessanti i miei video, mettete un like, condivideteli e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ricordatevi anche di attivare la campanellina, così vi arriveranno le notifiche per i prossimi video che andrò a pubblicare. Grazie a tutti, al prossimo video.